Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il magazine, un magazine ricco di notizie e informazioni, di cui molte incentrate sull'alluvione appena passata qui al nord-ovest, che ha visto dal 21 al 25 novembre 2016 cadere quasi 700 mm di precipitazione, 650 ci riporta la stazione meteorologica di Arpa Piemonte al ponte di Nava sopra Ormea, 567 mm sopra Barge, quindi settore ovest del Piemonte. Rispetto all'alluvione del 3-7 novembre 1994 sono caduti molti più millimetri di pioggia. Allora il Colle San Bernardo di Garesio caddero 272 mm, mentre ad Ormea 302. Ci sono effettivamente delle analogie solo per quanto riguarda la tipologia di perturbazione che si è sviluppata, un richiamo sciroccale che ha portato sulla nostra penisola una perturbazione appunto con aria calda che arrivava dall'Africa a stazionare per più giorni sul nostro stivale, poi a lasciarlo lentamente per l'azione di blocco che veniva fatta da un'altra pressione posizionata a est sui Balcani. Dicevamo analogie solo per quanto riguarda la figura barica, ma non per la precipitazione, la tipologia e soprattutto l'ammontare di precipitazione. Questa volta è piovuto molto di più. Ha funzionato la macchina della protezione civile, ci sono stati molti danni, ma ringraziando nessuna vittima. Ne parleremo con un ospite di eccezione, il capitano Paolo Sottocorona, meteorologo della SETTE, che abbiamo incontrato alla prima giornata della meteorologia Roma Meteo Capitale, e poi ancora appuntamenti che riguardano le previsioni stagionali a cura di Giorgio Di Francesco. In chiusura un augurio veramente speciale di un sereno Natale con l'intervista a Federica Triboldi di Una mano per i bambini, e un augurio che arriva proprio dalle terre lontane di Manila. Parliamo di media e meteo, l'importanza di una corretta informazione meteorologica. Diciamo che i media spesso semplificano troppo, spesso questa semplificazione, cioè si possono semplificare i concetti, è quello che diventa divulgazione, quindi l'informazione può essere semplificata, ma deve essere sempre corretta, non deve essere approssimativa o approssimata, e questo dovrebbe essere così. In realtà non è sempre così, perché spesso questa informazione un po' colpevolmente da parte dei mezzi di informazione è presa, come dire, quasi come se fosse colore locale, sì, parliamo della pioggia, della cosa. Quando poi ci sono gli eventi estremi, e purtroppo stiamo vedendo che ce ne sono sempre di più, allora si accendono i riflettori per 2 giorni sul cambiamento climatico, ma allora il riscaldamento, ma allora il tempo sta cambiando, allora le stagioni, eccetera, per 3 giorni. Poi, se non succede niente, per 6 mesi non si parla più del tempo, del clima, se non c'è qualche conferenza di cui poi si dice anche abbastanza poco. E secondo me in questa situazione l'utente, la persona normale, pensa: se non ne parlano più vuol dire che va tutto bene. Siccome non è vero che va tutto bene, allora i media, oltre a dare l'informazione sull'evento estremo, dovrebbero tenere un po' accesa, un po' alta l'attenzione sui problemi del clima, che gira gira nel nostro quotidiano, poi arrivano come forma di risparmio energetico, di minore inquinamento, quindi è tutto collegato. Quindi si va a prendere un pezzettino ogni tanto quando serve, ed è un'informazione troppo parziale, troppo ridotta sicuramente. Abbiamo parlato di aumento di eventi meteo estremi. Com'è cambiato il lavoro del previsore? Cioè, è più difficile fare previsioni del tempo ora? Sì e no, nel senso che fino a oggi, e sottolineo fino a oggi, gli ausili del meteorologo, vale a dire i modelli matematici, il perfezionamento di questi sistemi, ci ha aiutato moltissimo, e quindi il nostro lavoro in qualche modo è semplificato, ma soprattutto mentre 30 anni fa,
fare una previsione a 3 giorni era già un azzardo. Oggi ragionevolmente, ma ricordiamoci questo, non di più, ragionevolmente a 5 fino a 7 giorni la previsione ha una sua plausibilità. Le previsioni a 15 giorni non esistono, le previsioni a 30 giorni non esistono, le previsioni per Natale fatte a settembre non esistono, ma le dicono, ma non esistono. Però ecco, l'informazione è quella. Perché è più difficile? Perché i modelli, anche con gli ultimissimi eventi, quelli del Piemonte dell'altro giorno, i modelli riescono a prendere, come si dice un po' in gergo, l'evento estremo, l'evento molto forte. È segnalato, tutto quel maltempo che c'è stato in Piemonte era già da 3, 4, 5 giorni, il modello l'aveva visto, aveva dato piogge eccezionalmente abbondanti per 36 ore sulla zona, quindi l'aveva visto. Quello che non riesce quasi più a fare, questo è un segno di cui non parla nessuno, questo è il segno del cambiamento climatico, che spesso il modello non riesce a quantificare correttamente. Ti dice 200 mm in 24 ore, che sono tantissimi, e magari ne fa 300. Non ha più il parametro, cioè c'è una specie di fondo scala oltre il quale bisogna dire si prevedono almeno 200 mm, poi potrebbero essere 300, in Sardegna 4 anni fa ne ha fatti 500, però il modello non riesce a stare dietro alla quantità. In questo caso ancora, anzi nuovamente, il passaggio, il filtro umano del meteorologo può aiutare, perché lui si rende conto anche per esperienza che non è detto che siano solo 200 mm, ma che sono almeno 200 mm. Cambiando un avverbio cambia la situazione, e la protezione civile forse, secondo me, dovrebbe aumentare un colore, perché se arriva allarme rosso, secondo me servirebbe anche un allarme viola, non lo so, un altro colore sopra a quello per gli eventi veramente estremi, che diventano, l'abbiamo visto, sempre più frequenti. Le alluvioni ci sono sempre state, ma ce n'era una ogni 20 anni, 30 anni, 50 anni, qui ce n'è almeno una all'anno, fra nord e sud, solo in Italia, quindi qualcosa è cambiato sicuramente. Questo è chiaro. Sui nostri territori ricordiamo molto bene l'alluvione del 94 che ha fatto non solo disastri ma anche tanti morti. Tanti morti. Quest'anno, per fortuna, io non so se siano stati fatti lavori sui fiumi, sui torrenti, non ne ho assolutamente idea, però forse anche la protezione civile, anche l'informazione, anche la preallerta si è purtroppo, devo dire, rodata da eventi non così lontani, perché c'è il 94, poi il 2005 mi pare, e quindi ormai anche la macchina dei soccorsi, dell'attenzione della cosa è stata messa a punto. Questo è un dato positivo, è che certo, salvare le vite umane è essenziale, sui danni c'è poco da fare. Non vanno coperti i torrenti, non vanno costruite le case nell'alveo dei fiumi, vabbè, questo è chiaro, però lì si tratta di evitare i danni maggiori, però gli eventi estremi, quelli ci sono, dobbiamo prenderli tutti, c'è poco da fare.